Bene, allora buon pomeriggio a tutti e a tutte. È un grande piacere per me introdurre e poi, come si suol dire, moderare. Penso che non ci sarà bisogno, non lo so, di moderare, ma insomma, coordinare questo evento. E come sapete, come avete visto dal programma, oggi parliamo di un libro che è dedicato alla Corte Costituzionale, ma in una prospettiva molto particolare. Il libro è scritto da Giuliano Amato, che è stato presidente della Corte Costituzionale e tra le altre cose, tra le altre cariche che ha ricoperto nella Repubblica Italiana, e Donatella Stasio, una giornalista che si è occupata per molti anni in maniera attenta del diritto e nell'ambito del diritto della Corte Costituzionale per grandi quotidiani. Abbiamo il piacere di avere con noi oggi, la vedete qui grande nello schermo dietro di voi, e benché soltanto purtroppo per una serie di ragioni personali alla fine non gestibili in altro modo, e Donatella Stasio, che quindi saluto e ringrazio di essere qui, e un panel, come direbbero gli spagnoli, direbbero un panel de lujo, è un panel di lusso. Per parlare di questo libro, perché non seguo l'ordine del programma, seguo adesso l'ordine del tavolo, alla mia destra, e abbiamo un giornalista molto noto, un giornalista di Repubblica, è stato direttore della stampa, presente in tante trasmissioni televisive, utilizza lui sì, come anche la Corte Costituzionale ha cominciato a fare in questi ultimi anni, una serie di strumenti di comunicazione, tra cui podcast. E Massimo Giannini, che ringrazio davvero per aver trovato il modo di inserire nella sua agenda anche questo. È casa di tutti noi, ma qui siamo nell'aula magna, lo dico anche ai miei studenti e le studentesse, che è un po' più imponente rispetto alle nostre aule dove facciamo di solito lezione. Quindi ringrazio Roberto Di Pietra, di ospitarci e soprattutto di essere qui con noi adesso e anche di dirci qualcosa, su questo, libro. E poi ringrazio tanto davvero di cuore di essere con noi oggi e la professoressa Daria De Pretis, che quando abbiamo organizzato l'evento avevamo scritto sul programma vicepresidente della Corte Costituzionale, e lei ci ha subito fatto aggiungere emerita, perché quando si sarebbe svolto l'evento sapeva che avrebbe terminato già il suo mandato dei 9 anni alla Corte Costituzionale. È stata però, ecco, una protagonista di questa stagione della Corte Costituzionale di cui il libro si occupa e di cui parleremo. Abbiamo, poi lo ringrazio tanto, gli studenti anche saranno molto contenti di vederlo finalmente materializzare, il professor Andrea Simoncini, che immagino sia molto noto, almeno a coloro che hanno studiato il manuale di diritto pubblico, e forse non solo a loro, e lo ringrazio anche per essere qui con noi. Quindi, il libro appunto di cui vi parliamo, io adesso non dico quasi niente, passerò in un attimo la parola al rettore, però è un libro che ha come titolo Storie di diritti e di democrazia, la Corte Costituzionale nella società. Quindi è un libro che è dedicato, alcuni di voi spero lo avranno visto, noi ne abbiamo un pochino parlato a lezione, però è dedicato a descrivere gli ultimi anni, gli anni più recenti dell'attività della Corte Costituzionale su due fronti: il fronte della comunicazione con l'opinione pubblica, ma più in generale l'apertura
alla società civile attraverso tanti strumenti che vanno anche oltre quello della mera comunicazione, ad esempio l'apertura del processo costituzionale, il tentativo di rendere, chissà, sentiremo come è andata anche questo aspetto, forse le udienze più vivaci, più utili. Cioè, la comunicazione è stata un aspetto di questa nuova stagione che ha visto la Corte cercare di mettersi in relazione più stretta con la società, mentre la sua giurisprudenza anche evolveva in modo coraggioso, oserei dire, per chi ha una visione panoramica dei decenni della giurisprudenza costituzionale. E il libro guarda questi diversi aspetti, quindi sia la comunicazione, però anche l'apertura con gli strumenti processuali e soprattutto anche i casi difficili che la Corte ha affrontato in questi anni e quindi i rapporti poi che si vengono a determinare su questi casi con gli altri poteri dello Stato, in particolare con il legislatore. Mi riservo, se ci sarà modo, di intervenire più avanti. Adesso passo la parola al magnifico rettore, poi nell'ordine la passeremo ai relatori, dopodiché mi piacerebbe avere uno spazio per domande e interventi in modo tale che tutti poi qui possiamo anche reagire e portare avanti il nostro colloquio, il nostro dialogo. Quindi intanto vi ringrazio già fin d'ora di essere presenti e ringrazio già fin d'ora i nostri relatori e relatrici. Roberto, adesso la vera introduzione, apertura, la fai tu. Grazie. Buon pomeriggio, io farei un applauso alla professoressa. Un applauso per ringraziarla innanzitutto, per ringraziare gli autori, il professor Amato e la dottoressa Stasio, e ringraziare i partecipanti a questo incontro di presentazione di questo importante volume e ovviamente tutti voi che siete qui questo pomeriggio, credo sia la testimonianza di un interesse verso questo tema. Una sottolineatura permettetemi di farla, visto che nell'arco di due giorni, dal venerdì scorso ad oggi, abbiamo avuto la Presidente Emerita e abbiamo anche la Vicepresidente Emerita della Corte Costituzionale. Non ci eravamo messi d'accordo, ma insomma è venuta bene, direi, e ne siamo davvero particolarmente orgogliosi. Due riflessioni, non ho ovviamente competenze per poter incidere su quello di cui parlerete questo pomeriggio. Però da cittadino, qualche giorno fa sfogliavo per altre ragioni un libro d'economia che si chiama The Wealth of Nations, La ricchezza delle nazioni. E sicuramente la nostra Costituzione, permettetemi di dire, è una nostra ricchezza. È la ricchezza della nostra nazione, quindi la parafraso il titolo di quel libro in questo modo. E il lavoro che la nostra Corte Costituzionale ha svolto e svolge, che è quello di tutelare e valorizzare la nostra Carta Costituzionale, è un lavoro estremamente importante. È un lavoro di cui dobbiamo essere grati, orgogliosi, anche perché molto spesso, come dire, si mette anche in dubbio quanto della Carta Costituzionale sia ancora valido, sia ancora attuale in un'epoca che si è radicalmente trasformata rispetto all'origine nella quale la Carta Costituzionale è stata pensata e scritta e voluta. Il lavoro della Corte Costituzionale in questo senso è davvero meritorio. E ultima riflessione, dormo poco la notte per altre ragioni. E stanotte mi si è risvegliato un ricordo della mia infanzia, nel quale mi sono trovato a un certo punto a ricordarmi di quando ho smontato la macchina fotografica di mio padre e per l'appunto mi sono ricordato che non sono riuscito a rimontarla.
ne abbondavano pezzi, e i pezzi che erano rimessi insieme non erano proprio al posto giusto. Smontare e rimontare le cose non è un esercizio facile. Se poi si immagina di smontare e rimontare la nostra carta costituzionale, spererei che questo, visto che ancora molte parti della carta costituzionale hanno bisogno di trovare davvero piena attuazione, io spererei che non avvenga, ma questo è il pensiero di un cittadino e basta. Buone riflessioni questo pomeriggio. Bene, allora ringrazio tanto il professor Di Pietra e a questo punto darei la parola alla professoressa Daria De Pretis, vicepresidente emerita della Corte Costituzionale, per il suo intervento. Grazie alla professoressa Grossi per Groppi, è stato un lapsus di buon auspicio, perché arriverò anche a Grossi fra poco. Grazie a Tania Groppi per l'invito, grazie al magnifico rettore per le sue parole, alle quali mi ricollegherò fra un momento. E mi fa molto piacere di presentare questo libro, perché è un libro che è il diario di un pezzo di vita che ho vissuto e che sono orgogliosa di avere vissuto. Ed è un libro del quale perciò sono grata a Giuliana Amato e Donatella Stasio che l'hanno scritto, ma credo che tutti noi che abitiamo in questo paese, che viviamo in questo paese, cittadini e non, questa gratitudine possiamo esprimerla. Il libro in realtà è l'ideale compimento, o diciamo l'ideale continuazione, perché il compimento sembrerebbe segnare un punto di arresto, mentre invece è un ponte verso il futuro, di un percorso comunicativo della Corte Costituzionale che è iniziato quasi per magia, per il concorrere di una serie di elementi che si sono quasi magicamente combinati in un certo momento, diciamo intorno agli anni 2016-2017, il libro parte, copre il quinquennio 2017-2022, dove la sensibilità del collegio, una presidenza particolarmente illuminata, quella di Paolo Grossi, e la presenza di una giornalista tenace e quasi amichevolmente ossessiva, si potrebbe dire, nella spingerci a uscire, ha prodotto questa vicenda che è stata appunto la uscita della Corte dal palazzo, il mettersi in relazione della Corte con la cittadinanza, l'instaurare una relazione reciproca molto forte fra il dentro e il fuori. La Corte aveva già cominciato a sentire l'esigenza di comunicare. Nel 2015-2016 il collegio, del quale da poco facevo parte, si era posto questo problema, perché la Corte avvertiva che i tempi erano cambiati, che nella società della comunicazione tu devi prendere posizione sulla comunicazione, perché altrimenti la prendono gli altri per te. Ma ancora di più vorrei dire, perché sentiva la responsabilità di dare conto dell'esercizio del potere che esercita, che è un potere molto forte. Nel libro si sottolinea questo aspetto. Noi abbiamo due organi di garanzia nel nostro sistema costituzionale che ne garantiscono il funzionamento e la lealtà alla Costituzione: il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale. Ma pensiamo al potere di questi organi di garanzia rispetto alle leggi. Il Presidente della Repubblica può rinviare le leggi al Parlamento una volta, ma se il Parlamento le riapprova, il Presidente della Repubblica è tenuto costituzionalmente a firmarle. Mentre se la Corte dice che una legge non è conforme alla Costituzione, con la sua pronuncia cancella quella legge dall'ordinamento.
senza se e senza ma e senza un grado di appello. E questo potere la Corte lo ha esercitato per tanti anni, più di 60, anzi quasi 70, cambiando la vita della società, cambiando la vita degli italiani, con sentenze storiche importantissime che hanno proprio inciso sulle vicende anche più intime delle nostre vite. Pensate soltanto a tutte le sentenze che la Corte ha preso in tema di carcere, tutte le sentenze che ha preso in tema di diritto di famiglia, di protezione, di non discriminazione delle donne, sentenze che hanno riguardato l'interruzione volontaria della gravidanza, l'adulterio. Faccio degli esempi a caso, ma per dire come tutte queste cose abbiano toccato davvero intimamente le nostre vite. Però a dispetto di questo, a dispetto di questo grande potere e di questa influenza già effettivamente esercitata, la Corte è pochissimo conosciuta. Era questi cinque anni, questo momento di questi anni speciali, come vengono chiamati nel libro, hanno certamente migliorato la conoscenza della Corte da parte della società. Però nel momento in cui abbiamo cominciato ad occuparci, davvero i dati che avevamo in mano erano assolutamente sconcertanti e anche demoralizzanti. Fra l'altro questa non conoscenza qualche volta addirittura emergeva nelle pagine dei giornali, dove si confondeva la Corte Costituzionale con qualche altro organismo giudiziario, dove non si sapeva bene che cosa, dove non risultava bene che cosa la Corte facesse. E quindi la decisione di prendere in carico questa esigenza e cominciare a muoversi per farsi conoscere, per dare conto del modo con cui si esercita il proprio potere, di spiegare, di raccontare, di evitare che le narrazioni esterne, perché c'era anche questo problema, fossero narrazioni non veritiere, mistificanti, false. Tutto questo ha portato la Corte a scegliere, a decidere di intraprendere questa strada di comunicazione. Una comunicazione che, come scrive bene Donatella Stasio nel libro, non è solo una tecnica, ma soprattutto quando riguarda un'istituzione pubblica, è un'etica, una postura, una responsabilità. È un dovere che si sente e al quale si risponde dando conto, spiegando, motivando, argomentando, in trasparenza. A questa serie di considerazioni si è aggiunta la grande intuizione del presidente Paolo Grossi, che proprio in quel primo anno, 2017, era presidente della Corte, fra l'altro aveva davanti una presidenza abbastanza lunga per le abitudini della Corte Costituzionale, 2 anni, e che era un professore di uno storico del diritto, come voi che siete studenti di giurisprudenza o giuristi già fatti e finiti, certamente sapete, di un'età considerevole, aveva più di 80 anni, certamente non sospetto di essere un rivoluzionario o un cercatore di consenso, il quale ebbe questa grande intuizione di comprendere che la comunicazione di un organo come la Corte non è soltanto spiegazione, trasparenza, motivazione, dare conto, ma è qualcosa di più. È trasmettere un messaggio di mentalità costituzionale, cioè farsi carico della esigenza di diffondere la Costituzione in modo tale che
la società, si possa in quella Costituzione, in quel messaggio della Costituzione, riconoscersi anche identitariamente. E questo si collega a quello che diceva prima il vostro, nostro, perché insomma l'università poi è università perché è di tutti, rettore. Cioè l'idea di una... il rettore faceva riferimento alla ricchezza della nazione. Io faccio riferimento al concetto di nation building, cioè di formazione della nazione, e ancora di più, se volete, a un'idea che si è affermata nella dottrina costituzionalistica tedesca del dopoguerra e poi giù per gli anni fino a dopo la riunificazione, del cosiddetto patriottismo costituzionale. Un patriottismo costituzionale che si specchia nel patriottismo identitario nazionalistico che tanto male aveva prodotto in quel mondo, in quel sistema, ma che qui invece ha come oggetto e come radici i valori costitutivi, i valori della Costituzione. Quei valori che sono quelli che cementano o dovrebbero cementare la nostra società e soprattutto quelli nei quali dovremmo tutti riconoscere. Ecco, questa è stata l'intuizione di Paolo Grossi, che non si è stancato, spendendosi molto generosamente, perché è un uomo che ha finito la sua presidenza a 84 anni, pensa. Questo è il messaggio che ha dato e che ha dato in una maniera... non retorica, ecco, questo vorrei sottolinearlo, ma molto concreta e se possibile quasi fisica. Ci sono delle pagine bellissime nel libro, proprio su di lui e su quello che lui generosamente ha fatto spendendosi senza risparmiarsi e spendendo anche tutta la sua autorevolezza di grande giurista. Ci sono delle pagine bellissime che danno conto di questa fisicità, gli abbracci di Afragola. Paolo Grossi a un certo punto si è recato nell'ambito del viaggio nelle scuole della corte. Io ho perso il conto del mio tempo, scusa Tania. Dimmi quanti minuti ancora? 5 minuti, perfetto. Allora, Paolo Grossi va ad Afragola, terra dei fuochi, in un teatro dove erano stati raccolti più di 500 ragazzi delle scuole medie e superiori. Lì lui arriva da presidente della corte, quindi con tutta la pompa che la carica porta con sé, ha un discorso preparato, lascia perdere il discorso, parla a braccio, fa capire ai ragazzi che lui è venuto lì per parlare con loro e alla fine li abbraccia. È una cosa davvero che colpisce e che cuce la relazione fra un'istituzione che ha come compito essenziale quello di tutelare la Costituzione e i destinatari di quelle garanzie, di quel disegno e di quel programma che è la Costituzione, perché la Costituzione protegge diritti, protegge, garantisce le posizioni personali, distribuisce il potere, ma la Costituzione è anche un programma di sviluppo della nostra società. Basta leggere l'articolo 3 e si capisce benissimo. La Costituzione è un progetto, è qualcosa che va realizzato e in questo senso quel tipo di comunicazione, anche fisico, che attinge anche alla concretezza dei rapporti, concretezza che poi si è manifestata nelle cose che abbiamo fatto, che Donatella Stasio ci ha fatto fare, che viste con gli occhi di chi nel 2014 come me è entrata alla corte mai si sarebbe potuto immaginare che si sarebbero fatte. Quindi i viaggi nelle scuole, i viaggi nelle carceri, i giudici costituzionali sono entrati nelle carceri, di quel viaggio è stato fatto un film. I podcast, quando noi abbiamo cominciato a fare i podcast durante il Covid, la maggior parte di noi 15, non sapeva che cos'era un podcast, anzi non si sapeva neanche pronunciare la parola podcast. Quando Donatella venne a spiegarcelo, vedevo che qualcuno si guardava in giro e diceva: ma cos'è sta roba, cos'è sto podcast? Beh, l'abbiamo fatti tutti, sono venuti dei podcast fatti in casa, perché poi all'inizio non è che tutti ci, neanche soprattutto nell'amministrazione della Corte, ci chiedessero molto, fatti in casa, ma sono venuti, secondo me,
bellissimi, anzi qualche volta qualche collega professore mi dice ma sai che abbiamo usato il vostro podcast per fare la lezione su degli audio. Ecco, l'altra cosa che mi sono soffermata su questi aspetti, perché forse sono quelli meno tecnici, però che trovo che hanno segnato davvero il punto di passaggio della comunicazione della Corte e anche dell'immagine che la Corte ha lanciato. No, poi c'è tutto il côté comunicativo che riguarda la spiegazione delle cose che decidiamo, l'illustrazione delle sentenze, i comunicati, cioè una scelta della Corte di comunicare lei direttamente le proprie decisioni con un linguaggio che promana da lei, quindi in qualche modo è garantito, autenticato, ma è un linguaggio comprensibile a tutti. Ovviamente questo ha creato anche qualche alzata di sopracciglio, qualche critica, qualche malumore, soprattutto nella dottrina, perché poi c'è tutta una dottrina che io, che non sono costituzionalista, ho scoperto sul campo, che per missione ha quella di criticare giustamente le sentenze della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale non ha un grado, non ha un giudice che rivaglia le sue sentenze, però nel pluralismo e nel dibattito, del dibattito pubblico, c'è la dottrina che si incarica di fare quel lavoro lì, cioè di prendere le sentenze della Corte e di criticarle. E diciamo che è più frequente che le critichi piuttosto che le assecondi. E naturalmente anche questa svolta comunicativa è stata criticata, e questo ci ha fatto anche riflettere, ma non ci ha fatto desistere, perché abbiamo ritenuto che fosse una cosa giusta e perché abbiamo avuto un feedback assolutamente positivo di ciò che abbiamo fatto. Dunque, il libro racconta tutto questo e solo per questo varrebbe la pena di leggerlo, ma fatemi dire un'ultima cosa e poi ti ridò Tania il microfono. Il libro, che ha dentro tantissime cose, di cui non posso ovviamente parlare di tutte, però ha una parte che è interessantissima, soprattutto vorrei dire per gli studenti, per chi sta studiando queste cose all'università, che è la descrizione del modo con cui la Corte ha deciso alcuni casi straordinariamente interessanti. È straordinariamente interessante leggere cosa la Corte ha deciso, ma è ancora più interessante leggere come la Corte ha deciso, come la Corte è arrivata a quelle decisioni, a volte spiazzando tutte le attese, sia di quella dottrina che aspettava per criticare, che poi ha criticato lo stesso quello che la Corte ha deciso, ma da un altro punto di vista, sia la stampa, che è sempre molto ansiosa di conoscere, magari possibilmente in anteprima, le decisioni della Corte. Ecco, solo per quello, secondo me, il libro vale la pena di leggerlo, anche solo per quello, dove parla del suicidio assistito, dove parla dell'ergastolo ostativo, dove parla dei figli e delle cose che la Corte ha detto sulla tutela costituzionale dei figli, delle adozioni, dei figli delle coppie dello stesso sesso, del cognome materno. E poi contiene anche, io ho parlato soprattutto di Donatella Stasio e non ho parlato di Giuliano Amato, che è l'altro autore che voi conoscete benissimo, che è un grande costituzionalista, oltre ad essere stato presidente della Corte Costituzionale, presidente del Consiglio dei Ministri, vicepresidente della Convenzione Europea e tante altre cose. Ci sono dei passaggi che sono veramente piccole lezioni di diritto costituzionale. Per esempio ce n'è uno, non vi dico cosa dice, ma vi dico il titolo, così vi incuriosite magari, dove parla della libertà dell'arte e della scienza. Voi sapete che c'è un bellissimo articolo della Costituzione che dice la scienza e l'arte sono libere e libero ne è l'insegnamento, punto, senza nessuna condizione. Ecco, se volete andare a vedere perché questa disposizione è speciale, lo trovate nel libro. Vi ringrazio. Grazie molte Daria per averci iniziato ad introdurre nel libro e anche incuriosire. È un libro appunto che
parla della corte nella società, e quindi è un libro che si presta benissimo ad essere letto e commentato non soltanto dai giuristi, ma nell'ottica di chi poi ha il compito di questa mediazione tra le istituzioni e la società, e quindi interpella, oserei dire, in gran parte anche i giornalisti. Abbiamo il piacere di avere una opinione qualificata anche su questo punto di vista, è un libro che si trova un po' un crocevia, quindi do la parola a Massimo Giannini. Grazie, grazie a tutti, è un piacere e un onore essere qui con voi oggi, del resto non potevo esimermi, sia perché conosco Giuliano Amato dal 1989, sia perché sono un amico fraterno di Donatella Stasio, non dico dall'89, ma forse sì, forse persino prima, e sia perché non potevo non accogliere, che dici Donatella? Dal 60. Non esageriamo, non si dice l'età di una signora, va bene, insomma, da tanti anni, non potevo rifiutare la proposta della professoressa Groppi, che mi ha onorato della sua firma sulla Stampa come una delle principali editorialiste del nostro giornale, e sono contento perché considero questo libro un libro necessario. Ho già fatto arrabbiare Giuliano Amato nella presentazione che abbiamo fatto alla Camera, perché io non sono un giurista, ancorché innamorato del diritto e in particolare del diritto costituzionale, però l'ho buttata un po' in politica, che è quello che farò anche oggi poi fondamentalmente, perché poi le ricadute di tutto quello che c'è scritto qui sopra sulla nostra vita quotidiana e sul modo in cui i poteri dialogano o confliggono tra loro, penso che sia uno dei punti più importanti sui quali oggi noi dobbiamo ragionare. Perché dico un libro necessario? Perché intanto, come ha detto la professoressa De Pretis, ripercorre la storia del nostro paese attraverso cinque presidenti della Consulta. So che non amano molto che si chiami Consulta, ma per non ripetere sempre Corte Costituzionale lo farò. E attraverso il lavoro di Donatella Stasio all'interno del Palazzo della Corte, noi abbiamo vissuto una vera e propria metamorfosi di questa istituzione, e questo libro ne rappresenta il racconto da un punto di vista che io considero irrinunciabile. Ritengo questo, che prima ancora di parlare della Corte, che questo sia un libro che racconta di un innamoramento, di un amore, è una dichiarazione d'amore per la nostra Costituzione, la casa di tutti gli italiani. Detta così sembra una cosa piuttosto enfatica, ma quasi inutilmente retorica. Il problema vero è che nel nostro paese, per ragioni storiche, non c'è dubbio, noi nasciamo come Stato troppo tardi, alla luce di conflitti che purtroppo non abbiamo neanche ancora risolto. Gli italiani, scriveva Piero Gobetti, nei primi anni 20 pagano le tasse bestemmiando lo Stato. Abbiamo continuato a farlo, continuiamo a farlo. C'è una scarsa identificazione tra la nostra società civile e lo Stato, e dunque anche le sue istituzioni, e dunque anche la sua Costituzione. Buona parte degli italiani non ne conoscono il contenuto. Un'altrettanto buona parte, per fortuna, considera la nostra Costituzione la Costituzione più bella del mondo, anche se talvolta lo fa, appunto, anche qui con un'enfasi retorica alla quale poi mancano invece radici vere, reali, profonde. Questo libro gliele dà, perché appunto, come dicevo, attraverso la biografia della Corte, racconta, ricito Gobetti su un altro piano, l'autobiografia della nazione. A partire da grandi temi che hanno attraversato le nostre vite, la nostra esistenza quotidiana, la lunga stagione dei referendum, dal divorzio fino ad arrivare a quelli più recenti, questioni ancora irrisolte, ma comunque l'adulterio, pensiamo a come è cambiato il diritto di famiglia, a come sta cambiando, al contributo che la Corte ha dato, dal doppio cognome ai figli arcobaleno, e pensiamo al fine vita, altro grande tema tuttora irrisolto.
L'assunto fondamentale intorno al quale questo libro ruota per spiegare questa metamorfosi di cui dicevo è, da un lato, il dovere della trasparenza, dall'altro lato l'etica della responsabilità. Il tutto precipita nella qualità della democrazia. Provo rapidamente ad articolare questi tre punti. Dovere della trasparenza. Uno dei motivi per i quali probabilmente la società civile, gli italiani, hanno poca dimestichezza non solo con la Carta del 48, ma anche con la Corte Costituzionale, è lo stesso che riguarda tante altre sfere della nostra vita pubblica: una scarsa conoscenza dei meccanismi istituzionali e una scarsa conoscenza delle istituzioni in quanto tali, che molte volte, e la Corte da questo punto di vista, permettetemi una critica, ne è stata esempio preclaro, ha fatto poco per farsi capire e ancor meno per farsi conoscere. Lo si racconta nel libro in più di un passaggio. C'era una tendenza piuttosto diffusa a dire: se non ci capiscono è meglio, meglio così, perché così ci rispettano. E non funziona, non funziona più. Questo meccanismo, che ci piaccia o no, alla luce dell'onda populista che ha sommerso, direi, il mondo, non parlo neanche solo dell'Italia, guardate quello che sta succedendo ed è appena successo in Argentina, e ha travolto tutto e tutti. E di fronte a quest'onda è chiaro che è fondamentale che le istituzioni reggano l'urto, ma nel reggere l'urto devono anche cambiare senza snaturarsi. E il cambiamento, da questo punto di vista, se parliamo della Corte Costituzionale, è in corso, non si deve interrompere, ma può contribuire ad attenuare questa enorme frattura che si è ormai aperta tra i palazzi, il potere e il popolo. La dico in maniera molto brutale. E qual è il modo con il quale questo abisso si può restringere? Facendosi capire: le istituzioni camminano sulle gambe delle donne e degli uomini, che le istituzioni medesime le fanno vivere. Bene, questo libro racconta di come, in questi ultimi anni, la Corte ha cercato di tradurre ciò che scriveva nelle sue sentenze in gambe e teste di donne e di uomini. Questo è un passaggio fondamentale, perché finalmente, con un linguaggio comprensibile, perché anche questo è l'altro tema fondamentale, lo dice Giuliano Amato a un certo punto, citando due giornalisti molto più famosi di me, Gianni Brera e Giorgio Bocca, che dicevano: parla come mangi, perché se no non ti legge nessuno, oppure chi ti legge non ti capisce. Bene, la Corte finalmente ha cominciato, non dico a parlare, ma quantomeno a spiegare come si mangia. E si mangia bene. E gli italiani che vogliono mangiare bene ci sono, e quindi hanno cominciato a capire. Il viaggio nelle carceri, lo diceva prima la professoressa De Pretis, con quelle parole bellissime che dice il presidente Lattanzi quando alla detenuta Giorgiana che gli si rivolge dice: io non sapevo, io non immaginavo, racconta la sua storia, e lui gli dice: ma la Corte esiste per venire incontro a voi che siete più deboli. Ed è una presa d'atto, una sorta di profanazione di luoghi, di templi nei quali sembrava impossibile che queste due entità si potessero incontrare e confrontare. È avvenuto, magnifico. La stessa cosa nelle scuole. Paolo Grossi, il primo presidente che avvia questo processo, lo racconta, e anche lì finalmente ragazzi, studenti di licei, di università, che vedono per la prima volta che la Corte Costituzionale non è solo un palazzo, sono giudici in carne ed ossa che parlano, spiegano, raccontano. Fondamentale, fondamentale. Come diceva Gramsci, il compito di chi esercita il potere è recuperare il sentimento popolare, che deve diventare strumento di sapere della politica, per ricondurre il popolo alla ragione, ma anche per riavvicinare il potere al popolo. Bene, in questo senso la trasparenza, aprire porte e finestre di questa istituzione, è parte di questo processo di riavvicinamento. Naturalmente è una piccola parte, però è preziosa, è fondamentale, è un seme da annaffiare, perché la pianta deve fiorire
e deve espandersi, è un tema che riguarda non solo la Corte Costituzionale, tutte le altre istituzioni. Io vengo dal giornalismo economico, faccio un esempio che può sembrare improprio ma non lo è. Anche qua il populismo, travolgendo tutto e tutti, ha riguardato in maniera devastante anche il rapporto tra i poteri economici e la società civile, le opinioni pubbliche, le banche e il popolo. Bene, nel tentativo anche lì di arginare quest'onda populista, ma cercando di mutare in funzione di quello che invece dal punto di vista della trasparenza può diventare un valore, persino la Banca Centrale Europea si è posto il tema di quella che nel linguaggio anglosassone giuridico si chiama accountability. Dobbiamo cominciare a rendere conto di quello che decidiamo. Non basta dire il tasso di riferimento da domani passa dal 3 al 4,5%. Voglio capire perché l'hai fatto, che cosa c'è dietro, come ci sei arrivato, quali sono le prospettive. La Banca Centrale Europea ha cominciato a fare quello che fa già la Federal Reserve americana da tanti anni. A distanza di 3 mesi, però pubblica persino le minute delle riunioni del board in cui si discute la politica monetaria. Ora, non credo che la Corte Costituzionale arriverà mai a tanto, no? Però sono tutti segnali del fatto che se ci si apre, forse la gente, scusate se uso questo termine un po' corrivo, la gente capisce. E allora eccola qua l'etica della responsabilità, che ci riguarda tutti, perché non è un tema che riguardi soltanto i giudici costituzionali oppure gli altri poteri dello Stato, riguarda anche noi. Nel momento in cui siamo capaci di identificare in un potere appunto i volti e le parole di coloro che lo incarnano, beh, a quel punto anche noi ci sentiamo più responsabili e a quel punto anche noi cominciamo a sentire che forse la cosa pubblica è veramente pubblica perché ci riguarda come cittadini. In questo senso, appunto, parlavo di un atto d'amore nei confronti della nostra Costituzione che è purtroppo largamente inattuata e in buona parte anche poco conosciuta. I giudici hanno fatto uno sforzo straordinario per fare, come diceva Gramsci di nuovo, del diritto vivente, perché poi anche questo si fa fatica a farlo capire e anche questo buona parte dell'opinione pubblica non lo sa. Le decisioni della Consulta riguardano la nostra vita, l'ha detto prima la professoressa De Pretis, perché lo creano il diritto, non stanno lì solo a dire questo sì, questo no, creano il diritto, producono cambiamenti nella nostra esistenza quotidiana. E buona parte di questi cambiamenti forse i cittadini neanche sanno che promanano dalla Consulta, che vengono da là. Quindi spiegarglielo è fondamentale, proprio perché appunto il diritto, se è vivo, diventa parte di noi stessi, diventa parte del nostro tessuto connettivo, del patto che ci unisce. Questa è la Costituzione. Ora, detto tutto questo, c'è una bellissima frase ripresa da Piero Calamandrei, no? Sia all'inizio, quando la riprende Paolo Grossi, considerando la Corte, la Vox, la viva Vox della Costituzione, sia poi più avanti quello che lo stesso Calamandrei disse 2 anni dopo la Costituzione del 48, no, scusate, non 8 anni dopo, quando nasce la Corte, e dice Piero Calamandrei: ora per l'Italia comincia un'altra storia, ora i cittadini potranno affezionarsi alla loro Costituzione e sentirla viva, si renderanno conto dei vantaggi di un regime veramente democratico e capiranno che in una democrazia costituzionale il governo e il Parlamento non sono onnipotenti. Magnifico, da sottoscrivere parola per parola, lettera per lettera. Però arrivo alla seconda e ultima parte del mio intervento, quella, se vogliamo, un po' più tra virgolette politica. Ma è davvero così oggi, a distanza di più di mezzo secolo? Gli italiani si sono davvero affezionati alla loro Costituzione? Perché la conoscono? Perché la padroneggiano? Sono consapevoli di che cosa c'è scritto lì e di che cosa ancora va attuato di quella carta? E poi
Governo e Parlamento hanno realmente capito di non essere onnipotenti? Uno l'ha capito, perché non tocca più palla. L'altro mi chiedo se sì o se no. Allora, resto ancora Gramsci. Ottimismo della volontà, ma pessimismo della ragione. Le costituzioni sono, e le corti sottostanti, sotto attacco ovunque nel mondo. La professoressa Groppi ha scritto una pagina memorabile sulla Stampa per raccontare quello che succede in Israele. Adesso purtroppo succede la guerra, ma prima della guerra e per 40 domeniche consecutive centinaia di migliaia di israeliani ogni sabato mattina sono scesi in piazza per difendere la Corte Suprema. In Polonia e Ungheria non è successo altrettanto, ma quasi. Anche lì le corti sono nel mirino del potere. Allora, in Italia non è che forse stiamo andando un po' nella stessa direzione? Quando sento parlare di riforme costituzionali, Dio non voglia che arrivino al traguardo, ma insomma, ne sento parlare. Leggiamo quello che grosso modo c'è scritto dentro. È vero, sulla Corte non si dice nulla, però si elegge direttamente un Presidente del Consiglio, mentre il Presidente della Repubblica continua a essere eletto dal Parlamento. Chi quella riforma propone dice, come slogan da usare di fronte al popolo sovrano, o bue a mio parere, non tanto sovrano, ma volete ancora far scegliere i partiti? Chi vi deve governare? Cioè la politica fatta con l'antipolitica. Ancora una volta, andiamo avanti così. E poi dicono, però le funzioni del Presidente della Repubblica non sono toccate. È peccato che se tu fai eleggere il Presidente del Consiglio dal popolo perché dici, ma cittadini, ma tocca a voi, ancora insistete con i partiti? Mentre intanto il Presidente della Repubblica continua ad essere eletto dai partiti, non perché lo vota il Parlamento. E qui viene giù tutto, non viene giù solo la Corte Costituzionale, viene giù la casa, no? Bene, e questo è un esempio, ma ne potrei fare tanti altri, perché non c'è solo questo. Pensiamo a quello che sta succedendo, e qui mi riferisco all'altro potere che in questo momento è stato deprivato della sua funzione, e non da oggi, questa è una cosa che si protrae da anni. Il Parlamento si lamenta perché è un votificio, ha ragione, il Parlamento è un votificio, ormai in Parlamento passano solo i decreti legge che vuole il governo, per il resto non si tocca palla. Poi però, quando la Corte, viva Dio, non so più quante volte e con quante sentenze, mette in mora il Parlamento sul fine vita, per esempio, che è uno dei temi fondamentali per il nostro diritto, e gli dice, devi legiferare, io posso metterci una pezza, ma tu devi legiferare, tu devi intervenire. E la stessa cosa fa sui figli arcobaleno, mentre la politica dice ai sindaci, non trascrivete. La Consulta dice, dovete intervenire voi, tocca a voi. Il Parlamento. Allora lì va bene essere votificio, non lo fa, non si assumono la responsabilità. Aggiungo e completo il ragionamento, adesso toccherà alla politica eleggere dei giudici costituzionali, non so come andrà, vedremo, ma anche lì qualche preoccupazione, se mettiamo di nuovo tutto assieme, questo piccolo golpetto, perché poi per fare il golpe serve anche un po' di testa, non è così semplice. Questa riforma costituzionale a me sembra più un golpetto, però ha al suo interno alcuni elementi di forte destabilizzazione. Questo golpetto, una annunciata riforma della legge elettorale che dà la super maggioranza del 55% a chi arriva primo, senza neanche fissare una soglia minima. Magnifico. E poi ci mettiamo appunto le nomine politiche in un organo di garanzia come la Consulta. Beh, insomma, io mi sento un po' israeliano da questo punto di vista e provo una profonda inquietudine, e per questo penso che questo libro sia necessario. Bisognerebbe farlo leggere a più persone possibili per rendersi conto qual è la posta in gioco, e per questo concludo sulla qualità della democrazia. La posta in gioco è la qualità della democrazia.
Ebbene, sarà il caso che noi ce ne rendiamo conto. E quindi concludo con una domanda che è la stessa che ho rivolto inutilmente al presidente Amato quando abbiamo presentato il libro alla Camera dei Deputati e che non mi ha voluto rispondere. Capisco che è un tema un po' scivoloso, ma forse in questa sede se ne può parlare. Ma quanto reggerà la Corte italiana così? La Corte Costituzionale tra 10 anni esisterà ancora? E sarà ancora quella che abbiamo conosciuto e che abbiamo apprezzato ed amato grazie a questo libro? Oppure non succederà qualcosa che al momento non sappiamo prevedere, ma di cui vediamo già qualche indizio? E non per caso, ed è giusto, l'ultima citazione con la quale questo libro si conclude non è un giallo, quindi lo posso, come si dice oggi con un termine che detesto, spoilerare. La citazione è di Susan Baier, che è la famosa, storica, mitica presidente del Tribunale Costituzionale tedesco, che dice, prima di accomiatarsi: attenzione però, non lasciateci soli, non fate che le corti si rimpiccioliscano, perché ne andrà di mezzo la qualità della democrazia. Grazie. Grazie. Grazie a Massimo Giannini, che ha portato in maniera chiara ed evidente uno degli elementi di grande preoccupazione che ci caratterizzano in questa epoca e di cui spesso discutiamo anche con gli studenti, l'attacco alla democrazia costituzionale un po' ovunque nel mondo. E ha fatto il collegamento con la necessità per la Corte di essere conosciuta, di essere compresa, di essere difesa dalla società. Ed in effetti questo libro forse può essere compreso, e chissà, anche l'attività della Corte comunicativa, questa attività nuova di questi anni, e soltanto, questa è anche una domanda per Donatella poi, e soltanto collocandola in questo contesto, in fondo quando questa nuova epoca è cominciata nel 2017 eravamo già, non in modo così evidente come oggi, ma eravamo già in questa epoca della regressione. Quindi questa potrebbe essere anche una domanda per Donatella. Adesso il professor Andrea Simoncini dell'Università di Firenze, professore di diritto costituzionale, e per uno sguardo accademico. Non so, Andrea. Allora, grazie Tania per l'invito, grazie per l'occasione. Ora, intervenire dopo Massimo Giannini è particolarmente difficile perché è come se avesse portato su il tono in una maniera che poi uno teme sempre di un po', come dire, non rispettare le aspettative, anche perché ha posto tante domande, tante cose che vorrei in qualche modo anche cercare di riprendere come spunto. Però consentitemi, nella partenza di quello che vorrei dire su questo libro, sul libro e su quello che il libro ha raccontato, di partire da una considerazione. Come dire, questo è un libro di stringente attualità, parla della Corte, dell'ultimissima Corte, della Corte degli ultimi anni. E certe volte, come dire, un po' la storia ci aiuta, o la storia non quella antica, quella dei Romani, la storia recente, però ci aiuta a capire qual è il nocciolo del problema, che abbiamo sentito già, Daria De Pretis ha già cominciato ad illuminare come tema centrale. Questa vicenda della Corte, questa sconosciuta, la Corte sconosciuta. L'idea cioè che la nostra Corte Costituzionale, così come il destino di tante altre istituzioni, sia quella di essere, esistere, ma sostanzialmente di non essere percepita, diciamo, a livello popolare, a livello diffuso, di non essere percepita nel ruolo che ha. E la cosa che vorrei raccontare in apertura, perché me l'ha fatta venire in mente leggendo il libro in maniera molto incisiva, è che io direi che non è così. L'affermazione di Giannini prima, se non ci capiscono è meglio perché così ci rispettano,
molto icastica, molto efficace, perché in effetti è vero che certe volte ricorda un po' l'astrusità di qualcuno, soprattutto nelle segrete stanze. Però quello che mi sentirei di dire è che è proprio contrastante col DNA stesso della nostra Corte Costituzionale. Cioè la nostra Corte Costituzionale nasce, proviamo a immaginare questa, la Corte Costituzionale, come è stato detto, non ha 75 anni come la Repubblica, ce n'ha 67, provate a fare il conto. È un po' più giovane, perché è partita anni dopo, è partita nel 56, ha 67 anni. Io mi sono trovato per una strana vicenda a studiare un po' i primissimi anni di vita. Voi sapete che ci sono queste teorie psicanalitiche che dicono che un po' tutto il temperamento, no, si forma nei primissimi anni. Ora immaginatevi questa corte che arriva e non c'ha neanche un posto nella topografia costituzionale, non ce l'ha proprio, è nuova, è una delle pochissime, tutto sommato, novità della nostra Costituzione. Pochissime nel senso istituzionale del termine, il Parlamento c'era prima, tempo liberale c'era dopo, governo lo stesso, c'era il re, adesso c'è il presidente. La Corte è proprio una novità assoluta. E per questo quello che vorrei dire è che proprio sin dall'inizio, proprio i primi momenti in cui riesce a tirar fuori la testa nel complesso sistema che era già partito, entra in corsa già nel 56, ha, secondo me, dichiaratamente l'idea di farsi conoscere. E soprattutto ha dichiaratamente l'idea che il suo vero potere, inteso in senso tecnico, la sua vera funzione, dipenda dal grado di accettazione, dal grado di recepimento di tutto il sistema, di quello che lei è. Per ricordare questo, c'è un episodio che è stato riportato di recente da Andrea Pisaneschi, Elena Bindi e Mario Perini, non ricordo di un grande professore senese che vorrei ricordare, che è Giovanni Grottanelli De Santi, il quale è stato assistente di un altro grande senese, che è Mario Bracci, che era giudice della prima Corte Costituzionale. E voi ricordate, ma io ho avuto la fortuna di sentirlo raccontare da lui questo episodio, di questa vicenda per cui Grottanelli, giovane assistente, lo sanno tutti penso qui a Siena, però è interessante ricordarlo, no? Giovane assistente di Bracci, aveva questa fidanzata che poi è diventata sua moglie, che stava in Inghilterra, la quale gli scriveva, e le prime cartoline che scriveva gli sono tornate indietro, le scriveva a Grottanelli De Santi, Palazzo della Consulta, Corte Costituzionale, gli tornavano indietro con destinatario sconosciuto. Perché? Perché semplicemente alle poste italiane nel 57-58 non si sapeva cos'era la Corte Costituzionale, non si sapeva fisicamente dove metterla. E tra l'altro, cosa interessante, perché c'è tutta la simbolica del potere, c'era un problema di dove metterla nelle cerimonie ufficiali. Per i primi anni, i primi due presidenti della Corte, De Nicola e Azzariti, non vanno alle circostanze, a tutte le cerimonie nazionali, perché venivano messi dopo il Presidente del Consiglio e ritenevano di dover essere messi prima. Poi ha vinto il Presidente del Consiglio, che infatti è la quarta carica, no? Ora, questo piccolo episodio è ricordato anche proprio perché dà l'idea del fatto che sin dall'inizio ha dovuto conquistare un ruolo. E il problema è come lo ha fatto. Allora, era dotata di un potere fortissimo, ed è dotata di un potere potenzialmente incredibile. Annullare una legge vuol dire sostanzialmente mettere nel nulla tutto quel procedimento democratico che passa dai partiti, dai parlamenti. Il potere in senso potenziale della Corte è altissimo, può risolvere conflitti, è stata pensata e strutturata per intervenire nei momenti più difficili, più complessi, potenzialmente più distruttivi del sistema della nostra Costituzione. Come ha deciso di farlo? Ha sempre deciso di farlo cercando di spiegare. Qui è l'altra cosa che ricordo di questo studio che ho fatto un po' di tempo fa. Perché Bracci era importantissimo? Perché Bracci è stato il relatore, scusate questo piccolo pezzettino tecnico, però insomma, siamo a fare queste cose,
siamo costituzionalisti, bisognerà. Norme, il giudice Bracci è relatore sulle norme integrative del processo costituzionale. Il processo costituzionale, la Corte comincia, tanto è nuova che adotta il processo del Consiglio di Stato, però non gli si poteva applicare così com'era, bisogna integrarlo. Ora, una delle novità, tanto per citare, una delle novità incredibili su cui ho cercato di riflettere, e l'unica spiegazione possibile è il grado di consapevolezza che avevano, è che se noi prendiamo la legge istitutiva della Corte, la 87-53, ciò che doveva essere pubblicato delle sentenze della Corte era solo, sommariamente, il dispositivo. Cioè sulla Gazzetta Ufficiale andava solo il dispositivo delle sentenze, perché d'altronde la logica noministica della Corte annulla. L'unica cosa che interessava far sapere a tutti era se quella legge era stata annullata o no. E nelle norme integrative che si inserisce l'obbligo di pubblicazione e dunque di voto e di decisione di tutta la motivazione della sentenza. Cioè i motivi per cui si raggiunge quella certa conclusione, per cui si produce quel certo dispositivo, oggi sono oggetto della discussione comune di tutti i giudici, come sanno i giudici che devono discuterli e votarli, ma soprattutto, e questo è l'aspetto secondo me più interessante, non era per niente detto che dovessero essere pubblicati. E ora qui io mi chiedo sempre, no? Ma prima di cominciare la prima, perché queste vengono approvate prima della 1 del 56, cioè prima della prima decisione della Corte, si aveva la chiara consapevolezza che fosse importantissimo comunicare le motivazioni, cioè dire perché. È una cosa nuova, non è neanche la prassi poi degli organi giudicanti di dover decidere. Ah, scusa, ricomincio da Capomaschi. Insomma, stavo soltanto dicendo che io ho l'impressione che la nostra Corte, sin dall'inizio, sin dai suoi esordi, ha proprio questa, direi quasi, ossessione per poter comunicare. Perché, e questo è l'altro punto che nel libro si coglie benissimo, perché, ripeto, la percezione è che il potere potenzialmente altissimo della Corte, fortissimo anche in termini di equilibri politici, può essere usato in maniera corretta non solo se risponde alle regole costituzionali, ma se in qualche modo è accettato. Cioè se quella nuova posizione all'interno della topografia del sistema costituzionale, questo nuovo indirizzo che prima non c'era, questo nuovo palazzo del potere che prima non esisteva, non solo si faceva notare per la forza delle sue decisioni, ma cominciava in qualche modo a far sì che la cultura che esprimeva, quella della Costituzione, cominciasse a, in qualche maniera, a essere compresa, a essere capita. Un'altra cosa che dico per la dottoressa Stasio, sono divertentissime le prime conferenze stampe. All'inizio la Corte faceva due conferenze stampa l'anno, non una, come adesso. Perché la Corte lavorava per sessioni, una di luglio e una a dicembre. E la famosa conferenza stampa di cui si parla tanto nel libro, le diverse conferenze stampa, quelle in cui si è parlato troppo, la famosa risposta di Grossi, un po' che lascia tutti un po' stupiti. Ecco, quella circostanza lì all'inizio erano due. Ed erano due proprio perché si voleva assolutamente, rafforzare questa idea che la Corte dovesse essere conosciuta. Le primissime conferenze sono solo dattiloscritti che ci sono, ci dovrebbero essere ancora. Io ero alla Corte Costituzionale, facevo l'assistente, ho avuto modo di vederle, ma erano dei dattiloscritti. Ed è interessante, le primissime conferenze stampa sono delle mini lezioni di De Nicola di diritto costituzionale che spiegava ai giornalisti. Allora, ci sono, sì è vero, tre poteri, Montesquieu, però guardate che poi ci possono essere anche delle cose che non si collocano esattamente tutte di qua o tutte di là. Cioè, c'è proprio questa intenzione. Ok? Quindi io vedo questo libro come una ripresa di un elemento genetico che a mio avviso ha caratterizzato la nostra Corte sin dall'inizio. È uno stile della nostra Corte. Uno degli altri colleghi abbiamo ritenuto che questo stile si potesse definire relazionale. Comunque è una modalità di concepire l'uso del potere
Allora, secondo ed ultimo punto che dico in questa prima, insomma, in questa prima, anche prendendo un po' spunto da quello che diceva. Allora, il punto è che questa comunicazione, cercare di farsi comprendere, può avere anche un costo. Lì l'altra vicenda che mi ha molto colpito, che mi ha molto piaciuto poterla leggere, perché anche quella l'avevo studiata dall'esterno, diciamo, leggendo i testi, e poi qui è venuto fuori un po' tutto il lavorio interno che c'è stata, per esempio la vicenda del suicidio assistito, uno dei grandi casi su cui si sofferma il libro, proprio perché è uno di quei casi in cui decisione, comunicazione, relazione sono venuti fuori in maniera chiarissima. E, ecco, secondo me nel caso suicidio assistito sappiamo tutti di cosa si tratta, è stato richiamato più volte oggi. La Corte si trova di fronte ad un problema che deve risolvere. E il problema che deve risolvere è innanzitutto il caso. Cioè la cosa che non era ammissibile che potesse accadere e che, come dire, per un'applicazione soltanto rinviando al testo della disposizione del codice penale si potesse un giudice trovare a dover condannare una persona che ha aiutato un'altra persona, ma in una condizione in cui alla coscienza di tutti verrebbe un moto di ribellione nell'idea di poter condannare. Ci sono delle condizioni terribili, estreme, in cui non può non farsi carico il giudice di quella situazione. Ecco, di fronte a questo dovere di intervenire, la Corte, in maniera, a mio avviso, rispettosissima delle prerogative di tutti, proprio per quel desiderio inevitabile di far sì che la soluzione del problema potesse nascere dalla comunicazione e dal dialogo anche istituzionale, chiede al Parlamento di intervenire. Sappiamo come è andata a finire, lo diceva prima anche Giannini, il Parlamento non interviene. Ecco, lì secondo me si capisce questa differenza, no? Che c'è sostanziale tra il principio di legittimazione democratico e comunque il principio di legittimazione tecnico che a mio avviso rimane nella Corte Costituzionale. Cioè il vero equivoco è che certe volte si pensa che un principio di se un istituto agisce seguendo un principio di legittimazione tecnica, tecnico-giuridica, questo comporti il fatto di essere incomprensibile. Ecco, questo secondo me è assolutamente un non seguito. Non è conseguenziale dal punto di vista logico, perché entrambi devono essere comprensibili, sia il processo politico-democratico, sia il processo tecnico-giuridico. La vera differenza è che la Corte deve decidere, perché c'è un parametro di dovere, che è quello costituzionale, che le richiede di fare giustizia. Il Parlamento può non decidere, e l'abbiamo visto, perché fa parte della diversa legittimazione tra Parlamento e Corte. La Corte, di fronte ad un elemento di ingiustizia del sistema, deve intervenire, non può sottrarsi. E questo è il punto che ha fatto sì che alla fine la Corte ha preso una decisione criticata da tutti, criticata da chi dice ma se non ci sono le rime obbligate allora evidentemente voi create diritto, ma se c'erano le rime obbligate dovevate fare le rime obbligate. Cioè tutti i colleghi, tutti, come giustamente è stato detto, no? C'è tutta la schiera di costituzionalisti che si definisce, si autoqualifica per criticare le decisioni, si è scatenata indubbiamente, no? Di fronte a questo. Però è impressionante, perché quest'onere di stabilire una relazione, secondo me, porta con sé anche questo costo di esporsi. Una Corte che comunica è una Corte che si espone. È una Corte che si espone perché prende decisioni che altri non hanno preso. L'ultimo punto, velocissimo, è invece provare un po' a non sottrarsi, ripeto, ad alcuni almeno delle domande che sono state sollevate. Io penso che la difesa ultima del nostro sistema e dei valori costituzionali del nostro sistema sia affidato più alla consapevolezza collettiva
che anche alle istituzioni stesse. Le istituzioni possono autodifendersi solo se c'è un sentimento diffuso del loro rilievo, della loro importanza. Questo non è un tentativo di diminuire il ruolo che la Corte fa facendo sentenze o applicando il diritto costituzionale. Quello che io penso è che la domanda che veniva posta alla fine, ma tra 10 anni ci saranno ancora queste istituzioni, lo Stato di diritto sopravviverà, tutte queste domande che ci possono venire, secondo me nel libro c'è la risposta giusta dal punto di vista metodologico. Cioè non basta pensare che la difesa del diritto possa essere giuridica. È fondamentale che certi principi che hanno ispirato un certo tipo di assetto, ripeto, la Corte è nata con quest'idea di farsi conoscere, non è una scoperta degli ultimi anni perché c'è stato un periodo particolarmente oscuro. Ecco, il problema è che i valori morali, i valori etici, i valori giuridici non sono come quelli scientifici. Tu puoi decidere di ripartire ogni volta da ciò a cui tutti gli altri sono arrivati. Questi valori devono essere riconquistati, le generazioni devono riprenderli. Non puoi dire che siccome la generazione precedente ce li ha, la successiva ce li avrà. Questo è un problema eminentemente educativo, è un problema di educazione, è un problema di formazione. Questo, secondo me, la vera difesa ultima di questo sistema, secondo me, sta proprio in questo dialogo che è stato aperto. Grazie. Grazie Andrea, ci sono tanti punti che sono emersi, anch'io mi trattengo a stento, ma mi devo trattenere a questo ruolo oggi, non posso intervenire sui temi perché vorremmo sentire invece una dei due autori, quindi la dottoressa Donatella Stasio, che abbiamo il piacere, anche se non di avere qui in persona, sarebbe stato molto più grande, però è già qualcosa di averti qui in modo virtuale. Quindi Donatella, su tutti gli innumerevoli spunti, domande, sfide, previsioni, ti lascio la parola e poi vediamo dopo se riusciamo a fare un breve giro anche col pubblico. Prego Donatella, grazie mille di questa occasione. Io devo ringraziare assolutamente voi. Se ho un ritorno mi devo mettere le cuffie. Mi sentite bene? Sì. Mi sentite? Sì, noi benissimo. Bene. Allora, vi volevo innanzitutto ringraziare per questa presentazione bellissima, alla quale mi dispiace veramente tanto non poter essere presente per motivi di salute, purtroppo, però ecco, cerco di esserci in quest'altro modo. E grazie a tutti i relatori e a tutte le sollecitazioni e suggestioni che hanno posto e hanno lanciato. Volevo cominciare con rispondere in qualche modo al professor Simoncini, perché io sono una vecchia giornalista, appunto ho cominciato nel 1984 a seguire la Corte Costituzionale e quindi diciamo che so bene anche come in alcuni momenti abbia cercato di comunicare. Non solo, nel 2018 ho pubblicato un piccolo saggio, forse non lo ha letto, che si intitolava Il senso della Corte per la comunicazione, che appunto ricostruiva fin dalla nascita della Corte nel 1956 proprio questa spinta che la Corte Costituzionale ha avuto, questa idea geniale, io la chiamavo appunto, di capire la necessità di creare un canale con la società. E io stessa appunto in quel piccolo saggio ricordo che all'inizio le conferenze stampa erano per l'appunto semestrali, ma poi ho vissuto dall'altra parte della barricata la comunicazione della Corte, che è stata fatta però un pochino
come dire, con degli alti e dei bassi, più dei bassi che degli alti, però sempre forte è stata l'esigenza di tanti presidenti, al di là di comunicare le singole decisioni o il dispositivo almeno delle singole decisioni, la necessità di farsi conoscere, appunto, proprio perché, come ben diceva il professor Simoncini, è ovvio che un organo costituzionale così alto e dotato di un potere non elettivo, dotato di un potere così penetrante, dovesse necessariamente creare un legame di fiducia, perché non si tratta di consenso, si tratta di fiducia, che è un elemento fondamentale per la vita di tutte le istituzioni, figuriamoci se non della Corte Costituzionale. Quindi diciamo che io ho avuto il privilegio di seguire la Corte Costituzionale da tutti i due lati della barricata, come si dice nel, in gergo, no, di giornalisti, cioè facendo la giornalista e poi facendo la responsabile della comunicazione. Ecco, e pur avendo raccontato questo, diciamo, percorso, questa apertura, questo senso della Corte per la comunicazione, non c'è dubbio però che in quegli anni definiti speciali, non da noi autori, ma da due presidenti, uno in particolare, Giorgio Lattanzi, che noi raccontiamo nel libro, in quei cinque anni sia successo qualcosa di nuovo. Noi diciamo è maturato un cambiamento rispetto al passato, cioè è maturata nella Corte tutta la consapevolezza del dovere di comunicare. E quindi l'apertura alla società è stata un'esperienza completamente diversa da quella del passato, e non soltanto perché nel frattempo sono cambiate le tecniche e le modalità di comunicazione, ma perché anche, come dire, nel mondo, in Europa, accadevano determinate cose, le ha ricordate Massimo Giannini, Tania Groppi, di cui una corte che, come diceva Aldo Sandulli, uno dei suoi presidenti alla fine degli anni 60, deve essere carne e sangue del corpo sociale, non può disinteressarsi, e mi riferisco appunto alle regressioni democratiche, appunto, nelle quali le corti costituzionali sono le prime a finire nel mirino. Ecco, diciamo che con questa esperienza, quando io sono arrivata alla Corte, ho anche preso atto del fatto che solo il 15% degli italiani conosceva la Corte, sapeva che cosa facesse la Corte Costituzionale. Qualcuno sostiene anche che il 15% sia un dato pure alto, diciamo, rispetto alla realtà. A me parve bassissimo, e così anche alla Corte di allora, a quel collegio che, appunto, ripeto, aveva e lo ha dimostrato con continuità in cinque anni e con ben sei presidenti diversi, ben chiara questa idea della comunicazione, il senso politico della comunicazione, il parlare non alla società ma con la società, che è una cosa molto diversa, perché anche non solo per rendere conto, per ragioni di trasparenza, per far conoscere le proprie decisioni, che sono decisioni che cambiano la vita di tutti e non soltanto di Tizio e di Caio, cioè le parti di un processo, ma anche perché avverte, appunto, l'esigenza di caricarsi sulle spalle la promozione culturale della cultura costituzionale, cioè dare essa stessa, e questa fu l'intuizione di Grossi, un contributo per la costruzione di quella mentalità costituzionale, scusate, come la chiamava Grossi, che è un'espressione bellissima, secondo me, che tiene insieme anche un'altra espressione altrettanto bella, che è quella del sentimento costituzionale, perché se ci pensate, mentalità costituzionale significa che
i principi costituzionali, cioè il dettato costituzionale, noi non solo lo conosciamo, ma lo sentiamo dentro, lo sentiamo battere dentro il nostro cuore, lo viviamo quotidianamente, siamo in grado, come dire, di farcene interpreti nei casi concreti della vita. In questi giorni, purtroppo, attraversati dalla, non è neanche più un'emergenza, purtroppo, la violenza sulle donne, siamo andati alla ricerca di risposte, no, a questo fenomeno dalle dimensioni sempre crescenti. E lo abbiamo cercato e trovato anche, ovviamente, soprattutto sul piano e sul fronte culturale, della cultura. Bene. Abbiamo parlato della necessità di una cultura emotiva, di una cultura sentimentale, di una cultura sessuale, di una cultura civica. Ecco, se noi ci pensiamo, la mentalità costituzionale tiene insieme tutto questo. A me un po' ha colpito il fatto che in questo dibattito pubblico, per esempio, non si sia fatto riferimento abbastanza, non alla Costituzione, all'educazione civica come siamo abituati a considerarla, no? Cioè impariamo l'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 1 che dice, l'articolo quella. No, la mentalità costituzionale è qualcosa di più, e quel qualcosa di più è venuto fuori attraverso il lavoro fatto dalla Corte Costituzionale in questi anni, e devo dire che ne sono i principali testimoni, sono i detenuti, per esempio, e gli stessi studenti ai quali i giudici costituzionali sono andati, hanno ancora, a parlare, non come dei professori che si mettono in cattedra e che appunto, come dire, io ti dico come stanno le cose, punto e basta, e poi non mi interessa che tu stia seguendo realmente o stia giocando con il cellulare. No, c'è stata sempre in questi incontri, e io ci tengo tantissimo a definirli incontri perché le parole hanno un senso, e gli incontri sono per l'appunto una relazione che si stabilisce tra due persone, e sono in particolare delle relazioni di scambio, scambio di saperi, ma anche scambio di emozioni, di sentimenti, e questo scambio è stata la cifra di questi incontri, perché non c'è dubbio che ha arricchito anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale, e nel libro noi raccontiamo dei casi in cui, dopo aver incontrato, dopo aver fatto l'esperienza, per esempio, del carcere e di alcune situazioni particolari del carcere o dei giovani, le sentenze della Corte Costituzionale ne hanno tenuto conto. Quindi, ecco, c'è un qualcosa di diverso e di nuovo, vorrei dire, rispetto al passato, e di molto di più rispetto alla fase precedente. Non a caso questo cambiamento che si è verificato in quegli anni ha suscitato poi, come dire, sorpresa, polemiche, critiche, guardate, anche da parte di alcuni giornalisti. Perché paradossalmente anche una parte, per fortuna io dico solo una parte, dei miei colleghi ha trovato bizzarro che la Corte Costituzionale si aprisse così tanto, non parlasse soltanto con le sentenze. E anche questo è indicativo di un modo di concepire la democrazia, e sulla quale questo libro riporta l'attenzione, perché facciamo presto a parlare appunto di democrazia e di democrazia costituzionale, ma poi dobbiamo dare sostanza alle parole, e democrazia costituzionale significa anche accettare, anzi pretendere la trasparenza delle istituzioni, per esempio, e confrontarsi con le istituzioni. Io dico sempre che purtroppo questo paese ha un problema enorme con la trasparenza, enorme.
ma per una ragione semplicissima, perché non è stato abituato a frequentarla. Si trova molto più a suo agio con la segretezza, con l'oscurità, perché nella segretezza, nell'oscurità, nell'ambiguità, ognuno può dire quello che vuole, senza poter paura di essere smentito. E anche se venisse smentito, oggi una smentita non conta più niente. E questo è un aspetto molto delicato di cui dobbiamo assolutamente tener conto, perché, ripeto, a parole si fa presto a dire e a difendere la democrazia, poi concretamente bisogna anche dimostrare, no, che tipo di democrazia vogliamo e vogliamo difendere. Ecco, io penso che il libro che noi abbiamo scritto per un dovere, lo scriviamo nell'introduzione, l'abbiamo ritenuta una doverosa testimonianza di quegli anni, che sono comunque un pezzo della storia istituzionale del nostro paese. Una testimonianza doverosa, ma anche doverosa, ecco, proprio perché si è creata a un certo punto, non so, un'alchimia particolare, per cui in quegli anni qualcosa è passato dall'istituzione all'esterno, alla società civile e viceversa. E questo, secondo me, è il punto centrale per cui poi vale la pena leggere il libro. È chiedersi se è stato possibile, perché è stato possibile, in che modo è stato possibile. Ecco, mi piace anche qui ricordare non solo perché ci ha gratificato molto, una recensione che è stata scritta sul nostro libro e che ha in qualche modo accomunato il nostro libro al bellissimo film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani. In che senso li ha accomunati? In questo senso, sostenendo che in realtà il libro e il film riescono a raccontare la Costituzione, il diritto, la democrazia, con un registro che è anche il registro delle emozioni, della passione e del sentimento. Naturalmente parliamo di passione e sentimento costituzionale, e non a caso noi nei ringraziamenti, appunto, che sono l'ultima pagina di questo libro, ci auguriamo, è un po' è la scommessa, che un po' della passione costituzionale che non solo abbiamo messo nel libro, ma che abbiamo vissuto in quegli anni particolari, possa passare dal racconto, dalla narrazione, appunto, al lettore. Ecco, se questo evidentemente in qualcuno è capitato, con qualcuno è capitato e dovesse capitare sempre di più, allora avremmo fatto una cosa utile, come io spero di aver fatto, perché soltanto se siamo utili ha senso poi scrivere libri o scrivere articoli, altrimenti non serve un granché. Grazie. Grazie molte, Donatella, e anche dal tuo intervento emerge un po' questa mia sensazione di oggi, che avremo bisogno di più tempo. E in realtà il tempo è molto poco, mi dispiace, e possiamo forse prendere un paio di domande velocissime, e giusto per se ci fosse, eccone una, ma davvero molto veloci, prego, grazie, dicendo anche il vostro nome e poi un minuto di replica. Sono Elisabetta Antonini, sono stata una docente di diritto penale con un'anima però costituzionale, perché la mia tesi fu sulla irretroattività delle leggi penali. E mi fa piacere aver sentito parlare la dottoressa Stasio, perché
La seguivo quando scriveva su Norme e Tributi del Sole 24 Ore degli ottimi articoli dal punto di vista giuridico. Proprio. Io penso che possa essere considerata anche una giornalista giurista, perché i suoi articoli erano veramente molto interessanti. E la domanda che le voglio fare, e anche alla professoressa De Petris, è come avete scelto, per esempio, il tipo di carcere da visitare? Perché la Corte Costituzionale ha avuto una grandissima evoluzione della giurisprudenza sul principio dell'articolo, sui principi dell'articolo 27 della Costituzione, che purtroppo però sono in gran parte inattuati per tante ragioni nelle carceri. E appunto le carceri sono in Italia molto diverse le une dalle altre. Io ho avuto piccola esperienza professionale perché ho fatto per pochi anni in gioventù l'avvocato penalista. E intanto naturalmente ci sono state tante trasformazioni, però penso, voglio dire, alle realtà come il carcere di Milano di Bollate, che è un carcere all'avanguardia per tanti aspetti, mentre penso al carcere come Lucciardone o a tante case circondariali che dovrebbero avere meno problemi, ma che invece, se andiamo qui al carcere di Santo Spirito, tocchiamo anche lì con mano quali sono, appunto, qual è la realtà carceraria rispetto a quella che appunto quella che è stata, sono state le pronunce e le affermazioni di principio della Corte Costituzionale. E volevo sapere anche se avete visitato le carceri minorili, perché lì le problematiche sono ancora più diverse e ancora più importanti. Bene, grazie Elisabetta. Non so se c'è qualche studente anche che ha qualche domanda, se non è così io darei quindi adesso la parola per una breve replica, veramente breve, e ai nostri relatori. Forse comincerei, Massimo, se tu vuoi reagire a qualcosa che è stato detto, proprio come reazione, seguo l'ordine del tavolo e l'ultima Donatella. No, ma in realtà io, diciamo, di base quello che volevo dire l'ho detto prima, voglio solo fare qualche precisazione. Quando dicevo meno ci capiscono meglio è, riferivo, professore, una cosa che ha detto Giuliano Amato in un'altra presentazione dello stesso libro in un'altra università, era a Roma, e lui raccontava proprio il fatto che anche all'interno della Corte esiste una vecchia dottrina secondo la quale, testualmente, meglio se non capiscono, così obbediscono di più. Allora, lo risottolineo anche rispetto a quello che diceva prima Donatella Stasio, cioè questo libro è bello perché nel raccontare questa metamorfosi, perché di questo si è trattato, io sono, diciamo, non l'ho vissuta da dentro, l'ho vissuta in maniera indiretta per le cose che mi raccontava Donatella soprattutto, è stata un'opera titanica. Parliamoci chiaro, ma non è facile convincere giudici costituzionali ottantenni, in qualche caso anche ultra ottantenni, a venir meno a un canone non scritto, ma che è stato consustanziale alla Corte per tanti e tanti anni. Per questo dico, ripeto, rilanciando quell'appello di Susan Baer, questo seme va annaffiato. La Corte non deve tornare indietro rispetto a tutto questo, anzi è il punto di andare ancora più avanti, proprio perché ci sono le forze del male che tramano contro di lei. Quando dico contro di lei lo dico in senso lato, ovviamente. E quindi questo è parte di un processo che riguarda le istituzioni, ma riguarda soprattutto tutti noi, perché è questo il punto, per questo citavo prima Gobetti. Tutto quello di cui stiamo parlando è la carne e il sangue del nostro vivere civile. Quindi, se domani viene messa a repentaglio l'autonomia della Corte, no? È una questione che ci riguarda direttamente come cittadini. E quindi stiamo tutti pronti a diventare israeliani, non voglio dire nient'altro. Grazie mille. Penso che possiamo salutare con un applauso questa partecipazione e passerei la parola a Daria. Sì, allora il linguaggio, la semplificazione del linguaggio, che è un'esigenza
comunicativa, ma è anche un'esigenza di scrittura delle sentenze. Io ricordo una parola che ho imparato quando sono arrivata alla Corte, che sono impegnata con me stessa, ma poi si è impegnata a non usare mai, la norma indubbiata. Sapete cos'è la norma indubbiata? È la norma sulla quale viene il dubbio. Dicevano così, non l'abbiamo più usato, però era entrato nel lessico fortemente della Corte, fa parte di quelle cose che contribuiscono a non farsi capire. Poi, non rispondo, ma prendo lo spunto di Massimo Giannini sulla Suzanne Baer, la necessità di difendersi. Vabbè, uno può avere la visione più o meno apocalittica, più o meno integrata, questo sono poi sfumature anche soggettive, ma io credo che vada coltivata la normalità di questo modo di essere delle corti. E c'è nel libro una bellissima risposta di Giorgio Lattanzi, che in un momento particolare si era già deciso di fare il viaggio nelle carceri, e in quel momento era intervenuto, c'erano state le elezioni e si è formato il primo governo Conte Lega 5 Stelle. Questo viaggio nelle carceri della Corte è stato immediatamente letto come letto dalla stampa come una reazione a questo governo. E quindi è stato criticato da una certa parte, enfatizzato da un'altra. Che cosa risponde Giorgio Lattanzi a queste critiche, anche aspre, anche sgradevoli? Dice, ma no, ma questo non è una cosa contro qualcuno, questo è la normalità del lavoro della Corte. Quello che voglio dire è, le corti fanno le corti, e nel fare le corti devono andare avanti a fare normalmente ciò che fa parte del loro compito, che è di esercitare quelle funzioni che la Costituzione affida loro, ma anche dare voce a ciò che fanno e dare spiegazione di ciò che fanno. Ultima brevissima considerazione sul tema del consenso, che non ho trattato prima, volevo trattarlo, poi mi è andato fuori. Una delle accuse a questa attività della Corte è la ricerca del consenso. E quest'idea di volgere in critica ciò che invece è una normale, ancora una volta, normale ricerca di fiducia, che è quello che diceva il professor Simoncini prima, la Corte ha avuto bisogno fin dall'inizio di accreditarsi nell'opinione pubblica, perché era uno strano animale, così era stata definita in assemblea costituente da chi non la voleva, una cosa che prima non è e che occorreva spiegare, occorreva cioè far passare il messaggio che in un sistema costituzionale il potere non si incanala soltanto attraverso la strada della pura rappresentanza, della voce del popolo, ma il potere può essere affidato anche a chi ha il compito istituzionale di difendere la Costituzione, di proteggere la Costituzione. Questo è un messaggio sottile, ma è il messaggio che è la negazione di ogni sovranismo e populismo, e va coltivato, non come reazione alla contingenza di un momento storico nel quale possono esserci più o meno grandi preoccupazioni e paure, ma va coltivato sempre, perché è la normalità di una democrazia costituzionale. Le carceri, come le abbiamo scelte, sono state scelte, è stato un difficile compito. Io ero andata in un carcere femminile, ci fu anche chi andò, Giuliano Amato, in un carcere minorile, Nisida, se ne dà conto anche lì molto bene nel libro. Non abbiamo mai parlato del film, c'è questo film che credo valga la pena di vedere, fra l'altro è facile vederlo perché è su Rai Play, che è Il viaggio nelle carceri della Corte Costituzionale, che racconta tutto il viaggio e anche il viaggio nel carcere minorile di Nisida. Io solo una battuta su quello che diceva prima la dottoressa Stasio. Ha usato questa parola della fiducia. Ecco, la fiducia introduce un qualcosa di più della semplice comunicazione. La fiducia nella comunicazione, la fiducia indica la possibilità, come dire, la certezza che la persona o l'istituzione con cui sono in relazione
non ce l'abbia con me, non mi voglia ridurre, non abbia interessi parziali sulla mia vita. Ecco, io penso che questo sia un po' il cuore, cioè, c'è un bel libro di Tommaso Greco, il filosofo del diritto, proprio sulla legge della fiducia, e lui è come se riprendesse proprio questa idea che la fiducia è quel collante, quell'elemento coesivo di cui oggi, secondo me, c'è veramente tanto bisogno in un contesto che tende così a deflagrare, ad esplodere. Anche paradossalmente la narrativa dei diritti, il discorso dei diritti può, se portato agli estremi, portare ad una continua contrapposizione, ad una continua conflitto e conflittualità. Ecco, quegli abbracci che sono stati ricordati di Grossi con i ragazzi di Afragola, del viaggio nelle carceri, indicavano secondo me qualcosa di più, ecco, della possibilità di consegnare la propria vita o le proprie aspirazioni, le proprie aspettative rispetto a qualcuno o ad una istituzione che non ha un interesse parziale, che non difende un interesse particolare. Io penso che questo aspetto oggi, come dire, rimetterlo in circolo dentro il nostro sistema, oltre che legittimare la Corte e la difesa dei diritti, la rule of law e il costituzionalismo, abbia proprio una funzione generale, una funzione che va anche oltre. Io penso che questo distacco anche in generale con la politica, che purtroppo cresce e anzi aumenta, derivi molto dal non potersi fidare. Ecco, questo messaggio che il libro racconta e che le iniziative della Corte hanno dimostrato, secondo me è estremamente rilevante anche per questo, rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso. Grazie Andrea. E Donatella, una battuta conclusiva. Sì, è solo, vorrei dire che nel libro si parla molto di abbracci, perché ci sono stati tanti abbracci durante quei 5 anni, e gli abbracci significano molte cose, quindi ecco, io penso che il significato sia anche in quegli abbracci, e vorrei, ne approfitto appunto, abbracciare in particolare Tania Groppi, consentitemelo di fare, perché la voglio abbracciare, la voglio ringraziare per questa iniziativa e per il molto, moltissimo anche che mi ha dato e che mi ha insegnato in questi anni. Grazie. Davvero a te per averci dato questa occasione e soprattutto questo libro, che resta davvero una testimonianza importante, secondo me anche a livello comparato, ci sarà occasione per riparlarne, da far conoscere anche fuori dall'Italia, perché il tema poi è comune per le corti in tutto il mondo. E quindi io credo che sia un'esperienza che può servire anche in altri contesti, farla conoscere. Grazie mille davvero, grazie anche a tutti gli studenti, le studentesse, e poi noi lunedì ci vediamo e continuiamo a parlare di questo tema, e addirittura il 6 riprenderemo le questioni, invece faremo un incontro sulla proposta di riforma costituzionale, e quindi riprenderemo questi temi così preoccupanti anche, che aleggiano sul nostro ordinamento. Comunque parliamo di tutto la settimana prossima. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, i nostri relatori e relatrici che ci hanno regalato 2 ore bellissime e una loro giornata. Grazie a tutti. Grazie. Niente, grazie davvero. Cioè, costruisci questa montagna e poi clic.